cui padroni, cani, bambini si sono incontrati nella Fiera di Padova, un punto del nostro territorio molto importante perché ha permesso di rilanciare la cultura del cane come patrimonio, del cane di razza come ponte culturale tra i popoli, tra l'Europa, l'Italia e gli Stati Uniti. Credo che sia stato un momento e un esempio di alta cultura del mondo attraverso questi animali, questi nostri amici, per i quali in città cerchiamo di implementare le strutture, gli esercizi e anche le possibilità culturali. Buona continuazione, buona premiazione. Arrivederci a tutti, all'anno prossimo. Grazie signora, grazie mille. Ecco, entriamo nel rindonore con i cani da soccorso. Prego, possono entrare. Abbiamo Marco Biondi, sarà lui che vi racconterà tutto quello che queste persone faranno insieme alla signora Nicoletta. Sarà lei che si presenterà e sarà lei a spiegarvi cosa faranno. Buongiorno, grazie a tutti. Io sono Nicoletta Ferrulli, sono la vicepresidente della sezione Veneto della Scuola Italiana Cani da Salvataggio. Ringrazio l'organizzazione che per il quarto anno consecutivo ci ospita qui, a nome mio e a nome del presidente Andrea Schiavon, che oggi non è potuto essere presente. Passo la parola a Marco Biondi, che vi spiegherà quello che succede nel ring e vi darà un po' di informazioni sulla nostra scuola e su quello che la scuola fa. Grazie a tutti. Grazie signora, ripeto, io vorrei veramente degli applausi perché questi cani sono importantissimi. Ribuongiorno a tutti, vi rinnovo un buon pomeriggio anche da parte mia. Allora, vi faccio velocemente un excursus su quella che è stata la scuola. La scuola nasce nel 1988 grazie a Ferruccio Pilenga e al suo cane Terranova Mas. Questo perché il presidente voleva fare un qualcosa di utile con il suo cane per la comunità. In Veneto invece la scuola, grazie al nostro presidente Andrea Schiavon, nasce nel 1995 per una collaborazione fatta con la Capitaneria di Porto del Porto di Venezia in base ad un'esercitazione SAR. Ora nel 2014 la nostra base operativa è Treviso, nel comune di Quinto, per il Parco del Sile. Però tutti i ragazzi che vedete qua e le altre unità cinofile che sono in forza alla scuola, tutte le estati le potete trovare presso la spiaggia di Caorle a prestare servizio per la sicurezza in mare. Questa sicurezza che da 4 anni ha portato il salvataggio di più o meno 16 persone. Per qualcuno questo numero magari non dice niente, per noi dice tanto, perché vuol dire che ci sono 16 persone che possono ancora riabbracciare i loro cari. Come si diventa un'unità cinofila a salvataggio in acqua? Si diventa dopo un percorso formativo che prevede delle prove a terra, che è quello che i nostri ragazzi stanno facendo. Perché? Perché deve esserci una completa gestione del cane in ogni situazione. Dopo questa parte, diciamo a terra, dove vengono insegnati i rudimenti e tutta la parte gestionale, si passa ad una parte addestrativa in acqua. Parte addestrativa in acqua che permette al binomio cane-conduttore
di poter operare in qualunque condizioni meteo marine. Tutti i ragazzi oltretutto hanno la qualifica di assistente bagnante, quindi anche nel caso abbia il cane delle difficoltà possono comunque operare singolarmente. Finito il percorso addestrativo, i ragazzi e i nostri amici a quattro zampe devono comunque effettuare delle prove di brevetto che prevedono il recupero di persone in difficoltà in acqua, prevedono il trascinamento, il trasporto di imbarcazioni di piccolo cabotaggio lungo un pezzo di specchio lacustre, e una parte che è la parte principe è la parte di nuoto con il nostro cane. Passato questa prove di brevetto si qualificano unità cinofile da salvataggio in acqua. Unità cinofile che, come vedete, indossano l'imbragatura standard della scuola, che è particolare perché è stata creata e studiata apposta per i nostri cani, ha la possibilità di portare il cane in caso di utilizzo dell'elicottero, dall'elicottero, quindi dall'aeromobile, all'acqua e viceversa. C'ha la possibilità di poter trasportare infortunato operatore a riva. Un'altra tipologia di imbragatura che abbiamo in dotazione è questa, che vi faccio vedere io dalla mia posizione, che permette al cane di restare a galla, e soprattutto per cani come i Terranova o i Leonberger, di avere un ausilio al loro galleggiamento. Quello che vedete fare i ragazzi, come vi ho detto prima, sono delle componenti che prevedono la gestione completa del cane sia in presenza di altri cani, quindi vediamo degli incroci, vediamo dei seduto vicino al cane, abbiamo visto prima dei richiami, perché così, avendo solo in questo caso la completa gestione del nostro cane, possiamo andare a operare in situazioni tipo la spiaggia, tipo anche l'utilizzo di aeromobili, mezzi della capitaneria, perché così il nostro cane, essendo nella nostra completa gestione, non va a disturbare gli altri cani o le persone che in quel momento stanno facendo altre attività. Il brevetto che i ragazzi prendono, siamo orgogliosi di dire che ogni anno va rinnovato. Questo cosa vuol dire? Che tutte le unità cinofile per prestare servizio in spiaggia devono essere nella piena efficienza fisica e dell'operatore e del cane. Ok? Quindi, ciò facendo, solo rinnovandolo ogni anno con delle prove scelte dalla commissione, possiamo avere questa efficienza. Altrimenti ci potremmo trovare qualcuno che magari ha mangiato un po' troppo e quindi non riesce a nuotare. Come in questo caso, se andiamo a vedere quello che stanno facendo i ragazzi, vedete, i cani sono vicini e al loro conduttore e al conduttore che hanno a fianco, che potrebbe provocare, in caso di cani non tenuti nel modo corretto, delle situazioni un po' a disagio per loro. Io chiederei un grandissimo applauso sia per i nostri amici che per i loro proprietari, che adesso vi vado a presentare.
Chiara con Oliver. Roberto con Balù. Antonia con Brigitta. Alessandro con Liuba. Guido con Simba. Francesco con Isi. Angelica con Perla e ultima ma non ultima Elisa con Aska. Come vedete non c'è un cane più o meno portato per l'acqua. È vero, la particolarità della nostra sezione è proprio quella di accettare cani di tutte le razze purché abbiano un peso dai 25 kg in su. Non facciamo distinzione o non prediligiamo cani che hanno una predisposizione genetica per l'acqua. Tutti i cani con un corretto addestramento e con il corretto rapporto con il loro proprietario possono nuotare, possono conseguire un brevetto anche di salvataggio in acqua. Vi ringraziamo di nuovo per l'attenzione, per l'ospitalità e niente, vi richiedo un grosso applauso ai nostri ragazzi che ci mettono un grosso impegno come volontari tutti gli anni. Grazie. Grazie a voi per tutto l'impegno che ci mettete, grazie mille. Salutiamoli con un grande applauso intanto che escono, grazie. Per cortesia, il delegato dell'ENCI con urgenza al rindonore.